ad una nuova puntata di Pillole di Sapori. Anche quest'oggi abbonderà il gusto, il sapore, con la nostra Susanna Ceccardi. Benvenuta, ben ritrovata. Grazie. Sindaco di Cascina, nonché coordinatore regionale della Lega. Quindi poi hai anche altri incarichi, se vuoi ci dirai tu, perché sono infiniti. Ce n'è un altro, sono consigliere per l'attuazione del programma di governo di Salvini. Vabbè, era più lungo e quindi sembrava fosse... Allora, cosa ci fai oggi, le crepe? Oggi facciamo un piatto double fausse, perché l'impasto delle crepe può valere sia per il salato che per il dolce, quindi se non avete tanta voglia di cucinare, fate un solo impasto, gli cucinate una crepe salata e dopo anche il dolce con e la crepe dolce. E quindi avete fatto tutto. Ok, da cosa partiamo? Innanzitutto da come fare la crepe. Partiamo da come fare la crepe. Intanto elenchiamo gli ingredienti. Servono 2 uova fresche. Ormai fresche. Sei diventata di casa, eh? Hai visto? Posso fare i programmi di cucina alla grande. Chef. Poi la farina 00, il latte fresco, comunque parzialmente scremato, come lo preferite. Se ci sono anche delle intolleranze, basta che... E questo serve per l'impasto, in più il burro per imburrare la teglia. Mentre poi andiamo a vedere cosa serve per la farcitura. Se le volete fare salate, abbiamo, a vostro piacimento chiaramente, abbiamo la bresaola, il prosciutto cotto, il Philadelphia, le sottilette e l'insalata. Se le volete fare dolci, noi abbiamo scelto la crema spalmabile al cioccolato con guarnitura della granella di nocciole, lo zucchero al vero e la panna montata. Io non faccio manca niente, dolce proprio, Ale. Allora, per ingrassare. Partiamo semplicissimo dal impasto e sbattiamo le uova. Quindi rompiamo le uova. One. Ci vuole grassa a rompere anche le uova. Hai visto? Hai visto? Vedi? Oh, vai. E con la frusta o con una forchetta, dipende come siete abituati. Con le forchette, come volete. Col dito. Quello che ci avete fate, insomma. E sbattiamo le uova. Queste per quante crepe più o meno con 2 uova, se vogliamo dire un po' le quantità? Vediamo. Vediamo, 6-7 crepe. 7 crepe. 5-6 crepe. A sorpresa, perché dipende da quanto è grande la padella, da quanto... Queste che te le hanno insegnate a le volete farle? Autodidatta oppure le hai viste fare a qualcuno in famiglia, no, qualche amica? Devo dire che in casa mia le crepe non erano un piatto della tradizione familiare, le ho imparate da sola e guardando, magari, non mi ricordo se guardando un libro di ricette o un programma TV, sono molto semplici, quindi. Poi dopo quel tempo dici, sai che faccio? Salate e dolce, faccio. Poi piacciono, anche quando ma è bello per la merenda. Ecco, quando io ho passato tante estati della mia infanzia, ma anche dell'adolescenza, ho una casa in montagna dove è nato il mio nonno, nell'Appennino Reggiano di Reggio Emilia. E lì l'estate mi trovavo con gli amici per fare la merenda, tante volte ho cucinato le crepe. Siccome sono una cosa che piacciono molto anche ai ragazzi, sì, ai giovani, ai bambini, allora è un piatto semplice, con ingredienti che si reperiscono in fretta, e quindi cucinavo spesso le crepe per i miei amici. E che cosa si... Cosa mi serve un cucchiaio. Si cucinava, perché comunque dalla montagna, comunque fuori dalla... Allora, lì nell'Appennino Reggiano, perché il mio nonno è originario di lì, tra l'altro del paese della Zanicchi, Valle di Ligonchio. Ah, vedi? Dell'Aquila di Ligonchio. C'ha pure la stessa voce, Ante, noi facciamo un duo. No, però lì ci sono molti piatti della tradizione montana, soprattutto piatti semplici, quindi con le castagne, con i funghi, con i frutti di bosco, buoni, e poi alcuni piatti proprio specifici, c'è una specie di crepe però che si cucina in un modo un po' diverso, si chiama solada, ed è senza uova, però a me piace più con le uova. Quindi io parlo. Ma se dobbiamo mangiare, mangiamo bello saporito. Allora, uniamo la farina e amalgamiamo. Lenta, perché sì, intanto aggiungo la farina così per non far fare i grumi, non la aggiungo tutta insieme, quindi la aggiungo un po' alla volta e magari però sai cosa? Ora giri con il cucchiaio? Sì, con più vigore, magari anche una forchetta che rompe meglio i grumi, o comunque anche la frusta, ecco, abbiamo la frusta, magari anche quella rompe meglio i grumi. Frusta o forchetta? Siamo quasi una televisione. A fantasia, perché...
sai che io cucino un po' a fantasia. Ormai è tutto a fantasia, le dosi a fantasia, quello che esce, esce a occhio, sorpresa. A occhio. Perché dobbiamo dare i numeri pure qua, ormai? Aumentiamo un po' la farina. Quanto tempo hai per cucinare a casa? Poco. Da 1 a 10 minuti, quanto tempo Zero. Ti concedi? Poco. Pochissimo, infatti, meno male mi aiuta la mia mamma, che è abbastanza disponibile. Ecco, poi aggiungiamo il latte. Anche questo poco alla volta, perché... Il latte tiepido sempre, no? Sì, tiepido. Ma guarda, a volte lo tolgo anche dal frigo, non è che è un problema. Non lo so, magari gli chef consigliano tiepido, te che fai tanta cucina. Ormai che gli chef, però, ognuno ha la sua filosofia, chi addirittura anche col fritto, chi cucina quello all'extravergine d'oliva, chi quello di semi, chi di girasole, ormai la cucina è anche inventiva, quello che viene viene, è quello che piace di più. Forse magari stemperata un po' meglio, non so se poi col freddo può fare, però se vogliamo se crepe, pure se è freddo non ci abbiamo tempo, facciamocela. Aggiungiamo il latte. Tutto un po' a occhio, perché basta che l'impasto poi venga amalgamato abbastanza liquido, ma non troppo. Ok. Quindi... Cremoso no, non troppo. Cremoso, sì, cremoso. Cremoso ma non troppo. Non troppo. Perché deve essere comunque anche... Liquido non troppo, cremoso ma non troppo, guardate quello che uscirà, è così. Fate prima, giusto? Voi aspettate che arrivi alla consistenza e poi quando vedete una consistenza simile a questa... Vuol dire che va può bene. Andare, può andare, può andare. A dire la verità noi non abbiamo molto tempo per i tempi televisivi, però vi viene ancora meglio se l'impasto non lo friggete subito con le crepe, ma lo lasciate riposare qualche ora anche in frigorifero, perché viene molto meglio. Tra l'altro, ecco, questo è un espediente, se lo usate per la mattina a colazione lo potete mettere in frigo, la mattina dopo usate l'impasto del giorno precedente che va benissimo, va avanti. Va avanti benissimo 3 giorni, quindi ecco, fate magari un impasto unico e la mattina se ai figli o a voi stessi vi piace le crepe, le fate per colazione. Ecco, vedi, è un po' troppo duro, quindi aggiungo un altro po' di latte. Senti, hai mai preso qualcuno per la gola? No, ha strozzato qualche concittadino che magari, quello no. Però che l'hai conquistato magari con un piatto particolare, una cena anche semplice, Non diciamo chi, però... In generale, sì, dico. No, diciamo che ho cucinato, sì, però ora perché proprio l'abbia preso per la gola non credo, penso per altre caratteristiche sicuramente, ma per la gola... Vabbè, però sei brava dai a cucinare, quindi anche quello magari il saper... Però si sono sempre tutti stupiti che sapessi cucinare qualcosa, perché di solito non mi avrebbero dato 2 lire. Dice no, sarà talmente impegnata che non saprà fare neanche Prova al tegamino. Sì, di solito ecco, nell'immaginario collettivo anche dei miei amici, io non so fare nemmeno l'uovo al tegamino. Invece con questa trasmissione li abbiamo smentiti, ecco, quindi ecco. Farò girare questo. Si toccherà fare crepe a raffica per tutti, però. Ecco. Che dici? La consistenza può no, andare? No, ancora un altro po' di latte. Ancora no, Chef Ceccardi dice no, quindi aspettate. Continuate anche voi, no? A mettere questi piano piano, ma qui c'è qualche signora che ci segue, che tra un po' non ce la farà più di là. Ma quanto dobbiamo girare per ottenere tutto questo impasto? È venuta una tendinite nel frattempo. E poi verrà il bello però, gomito perché ancora spiegami, ci aspetta. Del creppista è venuto, invece del tennista. Ecco. Allora, mentre la nostra Susanna gira e rigira, voi non girate canale perché dovete rimanere sempre su Italia 7 con pillole di sapori e tra pochissimo vedremo... Comunque siamo alla consistenza giusta, quindi dopo la pubblicità vi faccio vedere la seconda parte. Consistenza giusta, ricordatevelo, e anche canale giusto, a tra poco. Eccoci ritrovati dopo la pubblicità con la nostra Susanna Ceccardi, che ci sta facendo delle crepe dolci, o meglio salate e dolci, dico dolci perché sono più golosa di dolci, però salate e dolci, e ora abbiamo raggiunto la consistenza giusta. Vedete? La consistenza dell'impasto è quella giusta. Abbiamo messo 2 uova, hai messo un po' di farina e piano piano... Farina e latte. Latte, tutto a occhio. Tutto a occhio. Dipende quanto ne volete fare. Ok. Questa qui secondo me basterà per un 5 crepe. Però se ne volete fare di più aumentate le dosi. Però le 2 uova bastano anche per più dosi. Cioè, però vediamo, dipende se le vuoi fare un po' più spesse. Sì, esatto.
Oh, vai. Allora, si fa ora, cara Susanna? Immuriamo la teglia, prendiamo il burro, prendiamo la padella antiaderente, facciamo così, imburriamo bene anche gli angoli. Ecco, era già bella sul fuoco, quindi è bella calda. Andiamo qui. Se non schizza non va bene, perché qui abbiamo... schizza sempre tutto. Noi, questa cucina, allegria, anche... Facciamo... Quante ne metti? Giusto un mestolo? Un mestolo. Pieno? Sì. O metà, ok. Comunque dipende anche dalla grandezza della pentola, magari anche un mestolo e mezzo. Quindi un mestolo basta. La dovete girare un po'. Guardare, che classe la nostra Susanna. Ma poi vedrai dopo, quando la faccio saltare. Farai anche saltare? Certo. Spostiamoci tu. No, scherzo, dai, ti do fiducia io. È quella la cosa bella. Allora, quindi va fatta cuocere bene da un lato e dall'altro. Ma fuoco forte? Sì. E qui siamo a fuoco proprio al massimo? Al massimo? Sì. Magari, ecco, non proprio il massimo, un pochino più moderato. Basta. Basta. Va bene, sì, però abbastanza alto, perché comunque deve friggere. Allora, rialziamo un altro po'. Qui è occhio, anche qui è tutta occhio. Poi ogni signora, ogni appassionato di cucina conosce il proprio fornello, quindi sa quindi bene come regolarsi. Io su questo non lo conosco, quindi regolati te. E io ormai esperienza, Esperienza da... Quanto... Ah, devi vedere, come fai a vedere se sei staccato? Parti con lo spadellamento sopra? No, devi aspettare un po', perché si vede anche dal sopra, deve prendere un po' un colorito anche sopra. Deve iniziare a bollire un pochino, allora vuol dire che sotto è cotto. Bene, bene, mi sa che qualche volta andrò io a fare il... non ci riuscirò, però la nostra Susanna verrà qua, quindi se mi vedrete non ho la parrucca, ma è la nostra Susanna che conduce questo programma. Addirittura? Mi hai promosso. Alla faccia di tutti gli amici che dicono non sa fare niente. Io non sapevo cucinare, esatto. Invece, perfetta. Ora, perfetta, vabbè. Quasi perfetta, bisogna vedere la spadella. Mi sposto. Abbiate fede. Abbiate fede. Noi stiamo guardando ancora 30 bella... secondi. Tu hai fatto viaggi all'estero, no? E ti entusiasma tanto, comunque ti è piaciuto o ti ha stupito un paese particolare? Raccontaci un po'. Le Filippine, perché io sono stata insieme a un ragazzo per 4 anni che lavorava come manager nelle Filippine per aziende italiane che avevano gli store laggiù. E quindi ci sono andata spesso, le ho conosciute bene, un bel paese, ma è magnifico, è l'arcipelago più grande del mondo, ha 7.000 isole, molto incontaminate, perché poi il turismo, soprattutto quello italiano e europeo, laggiù non è arrivato in massa, come magari altri posti come la Thailandia o altri posti tropicali. E quindi c'è una natura, specialmente dei fondali, incontaminati. È un viaggio molto lungo perché sono 16 ore da Milano, però è un viaggio che consiglio di fare agli appassionati del mare soprattutto. Allora, vedi che ha cambiato colore qua? Ora, magari in TV non si vede bene, però qua lei lo vede, ha cambiato colore, si è asciugata la parte superiore e voilà, e ora... Magari si allarga un attimo l'immagine e si vede capito, meglio. Capito, fa anche la regia la nostra Susanna, ormai fa tutto qua. Si vede? Pronti? Io sono pronta. Vai. Voilà! Oh, qui ci vuole un applauso, per forza, lo faccio io, ma anche... Perfetto! Non ci avevi detto che mi sono dato anche di acrobata in cucina, capito? Ora bisogna aspettare un altro po', vero? Sì, bisogna aspettare un altro po', ma meno, perché già... O meglio, che non si mangia? Allora, nelle Filippine va molto l'agrodolce, hanno un gusto molto particolare, gli piace il dolciastro. Poi hanno avuto la... era un protettorato americano, quindi lì la cultura americana anche nella cucina ha avuto molto influsso, i dolci sono tipo quelli all'americana, no? Hanno cose molto caloriche, però invece la cultura culinaria locale è incentrata su piatti molto particolari, che uno se li racconta sono anche un po' aberranti, perché loro si può dire. Te lo racconto, io chiaramente non l'ho provato, però un piatto tipico locale è l'uovo col pulcino dentro bollito e uno se lo mangia così. Tutta salute, che non ci sarà più. Tutte proteine sicuramente. Sì, proteine tante, però meno male che abbiamo qua, di pulcino non c'è. No, io non l'ho mangiato. E quindi? Onde evitare. E se no ci sono le famose century eggs, che sono uova praticamente andate. Scadute da 200 anni. Sì, abbastanza scadute, abbastanza andate, però cotte nella cenere e assumono un colore violaceo.
Ne assaggiate? No. Ma che mangiavi? Mangiavi roba? Mangiavo roba, perché poi cucinano anche all'europea, lì hanno appunto questa cultura anche molto americana. Quindi... No, vuoi fare la dieta, fai le figlie. Pollo lì va tantissimo, perché non è che hanno allevamenti, lì è molto caldo, quindi allevamenti di bovini ne hanno pochissime, tutta carne importata, costa molto. Invece polli sono ovunque, perché poi li fanno anche combattimenti dei galli per la strada, quindi polli a non finire. Pollo a raffica, se manca il pollo, Filippine. Allora, come siamo messi con le nostre greppe? Siamo messi bene, prendiamo un piatto e procediamo all'impiattamento, voilà. Dopo ci devi fare anche la seconda però, eh. Come la facciamo la prima? La vuoi dolce o salata? Tu sei... Partiamo dal salato, perché prima, della cucina nostra. Prima si mangia il salato e poi il dolce. Allora, spostiamo qua. Allora, io ti faccio anche un po' di pulizia. Dai, però scegli te, cosa vuoi? Bresaola? Scegli tutto tu. Ce l'hai uno? Io faccio uno spalmino, cucina. Un coltello per spalmare? Ora troveremo tutto in questa cucina. Se voi ce l'avete lo spalmino? E noi troveremo anche lo spalmino. Non ce l'avete? Ve lo daremo. Certo, vorremmo fare anche una... Guarda, eccolo qua. No. Non lo troveremo, lo troveremo. Eccolo, vai, ho trovato Abbiamo trovato il coltello, ho detto spalmino. Spalmino. Qui abbiamo anche dei neologismi. Ali. E spalmiamo. La crusca, quindi la crusca ci... Spalmino. Poi facciamo assaggiare il pubblico, cioè abbiamo anche il pubblico. Il pubblico. Abbiamo. Ma prima che non la guantano dietro le telecamere, i nostri tecnici. Infatti. Si arriverà da qualche parte. Tranquilli, italiano. Te non l'assaggi? Io non posso assaggiare, l'assaggio dopo, promesso, dopo assaggerò tutto. Perché tutto con tutti questi programmi di cucina uno proprio ingrassa se mangia tutto. Meno male sono di cucina. Sono anche così ingrassata, dice, ultimamente. Se uno mangia. Io questa politica mi ha fatto ingrassare un sacco, perché? È vero. Questa. Perché? Questa politica, che non è un mostro abnorme, ma è il lavoro. Sì, perché essendo io coordinatrice regionale... Mangi sempre fuori? Mangio sempre fuori, mi invitano alle cene delle sezioni, le cene di Natale non ti dico. E vuoi dire non mangiare? No. E vuoi non mangiare? E mangi e quindi ingrassi. E no, poi è un'ottima forma, non è vero, è sempre modesta la nostra Susanna, ma stai... Si mette anche un po' di insalata e poi facciamo... Dai, questa è dietetica, chiudiamo. A parte la crepe però, che c'è un po' di farina. Chiudiamo, questa è un po' cicciona, però è buona. Pronta. Questa si va con è la seconda. Salata. Questa è quella salata. E io voglio dire lo spadellamento qua, perché lo spadellamento... Mai stupito, Devo dire, avrei stupito tanti. Ora metterò alla prova un po' di chef con questo spadellamento. Secondo me non sono mica in grado come me di fare... No, e poi ti farò sapere. Sono certa anch'io che qualcuno gli arriverà o in faccia o in terra, però qualcosa succederà. Io intanto, mentre tu metti questo, cerco un altro spalmino, perché lo spalmino per il dolce... Allora... Ho imburrato la teglia, quindi procedo. Ecco qua. Allora, la giriamo un attimino. Vedete, la fate girare e assumere la forma bella rotonda della pentola, della teglia. Aspettiamo che cuocia. L'ha fatto ingrassare, mi dico, ormai papà, sì. Come sono i cibi della nostra regione? Perché comunque la Toscana è una regione particolarissima, penso anche altre, no? Però passi da un paese all'altro e hanno anche tradizioni totalmente diverse anche nel modo di cucinare. Qual è il piatto più particolare che ti hanno fatto magari assaggiare, insomma, in tutti i viaggi che hai fatto per lavoro anche nella nostra Toscana? Quello che ti ha colpito come... Ma alla fine la tradizione della cucina toscana è una cucina basata soprattutto sugli ingredienti di qualità, però non è così artefatta, perché poi alla fine sono piatti semplici, quelli più buoni sono quelli più semplici, quindi sono buone sicuramente le carni, siamo a Firenze, quindi la fiorentina è sicuramente forse il piatto più conosciuto al mondo. E la fiorentina non ha bisogno di tanti artifici, deve essere buona la carne, buona, bella alta. Anche qui se facciamo un artificio al vuol sangue. Dire la carne, se ci mettono troppe cose. Capito? Non deve non essere buona la materia prima. Poi abbiamo invece il mare, quindi Livorno, c'è il cacciucco, che con gli ingredienti che devono essere di qualità. Ecco, la bontà e la bellezza della cucina toscana, secondo me, si basa proprio sulla qualità degli ingredienti e non tanto su... la particolarità delle ricette, no? Un sogno che non è ancora realizzato. Un sogno... Per Susanna, se pensi a qualcosa, no? Quello di avere un figlio. E quindi bellissimo, eh? Non vi disse, è bellissimo, bellissimo sogno.
Vorresti anche magari in un futuro, qualora arrivassi, che facesse anche la tua stessa scelta di vita, comunque impegnarsi per gli altri? Ma di sicuro non lo obbligherò in niente, però se facesse politica sicuramente mi farebbe piacere, lo aiuterei, gli darei qualche consiglio. Poi magari mi viene di sinistra e quindi non gli darei consigli. Tipo Derby in casa, no? Derby in casa e vai, quindi. E quindi niente consigli. Peggio della squadra di calcio, eh? Viglio, mi raccomando, qualora arrivassi. Ma su quello si va abbastanza bene, perché io non è che sia una grande esperta di calcio, quindi qualsiasi squadra scelga. L'importante è che scegli la mano cui si scrive tutti in generale la parte, non essere mancino, diciamo così. Allora, qui ancora non è spadellamento, eh? Che dici a occhio? 5 secondi, guarda, deve diventare secondi. Un pochino più... Però sì, ci siamo. Ah, si deve rompere anche un pochetto, sembra. No, quasi, non si deve rompere. Ora l'ho fatta un po' spessa questa, perché... Perché c'è il dolce? Gliel'hai fatta apposta un po'? Ah, dipende come vi piace. Se la volete un pochino più fine ci mettete un po' più di latte e allora vi viene più... L'ho fatta un po' più spessa, perché così almeno col dolce... Frank? Comunque queste crepe sono gustose. Non ve le diamo, eh? Non ve le diamo. Sono gustose, appetitose e semplici da fare, quindi... Fatele anche voi a casa, poi magari mandateci anche le foto, così poi entriamo anche la nostra Susanna, la grande soddisfazione che ci hanno rifatto... E poi piatti, si chiamano, no? Come si chiamano? Crepe Suzette, quindi è Crepe Susanna. È fatta apposta, no? Di la verità. C'è tutto qua. C'è ormai. Tutto, ragazzi. Voilà, a caso, siete pronti, regia? Ecco, regia, non ti smentire. Allarghi l'immagine, perché io c'ho da fare la... Regia? C'è da fare spadellamento qua. Ora ci siamo? Arriva anche ad voi lo spadellamento. Siete pronti? So che state gufando, però. Vedi, siamo tutti là. Sozza. Voilà. Oh, ce l'ha fatta. Vi faccio un altro applauso. Spadellamento super. Ecco, mi sento soddisfazione. Allora, aspettiamo un altro po'. La parte più divertente è proprio... Per te che lo sai fare, pensa del... per me. Che vola da tutte le parti, si attacca al muro, no. Vale. Poi ci insegnerai, eh. Dopo mi insegnerai, ve lo dirò qualche giorno come si fa. Ci vuole la mossa, la mossetta. Zazza. Io so che la mossa ormai era così, ormai è spadellamento. Perfetto. No, quella con la padella. Con la padella. Aspettiamo un po' che si asciughi, no? Sì, no. Grazie un po' che si distacchi un po'. Che deve diventare dorata anche sotto, no? Se no rimane cruda. Senti, intanto prepariamo la Nutella, la crema spalmabile. Che a volte è un po' dura, perché questa qui è stata un po' in frigo. Questa è un po' dura. Invece va... Fatta sciogliere un po'. Oh, vai, ti aiuto io. Ti ho fatto spadellamento, intanto ammorbidisco. Ma faccio qualcosa anch'io, se no... Quando l'aveste messa in frigo, e è così per mantenerla di più, non lo fate se volete fare il polso, capito? Non lo fate, altrimenti chicchi di cioccolato al latte. Però, ti insegno una cosa per scioglierla. Hai visto, l'ho provocata, ormai. Sì, l'ho fatto già, sopra, vai. La metti sopra, che si scalda, e poi la spalmi meglio dopo. Visto che è là. Ci fai anche qualche disegnino sopra. Un po' di ghirigori, tata. Aspetta, che non si stacca, sta maledetta. Ecco. Non solo ti fa ingrassare, ti fa anche dannare, ma di farla. Vabbè, allora, questo togliamolo. La granella è quasi... Aspettate, arriviamo. Che qua tutti fremono, no? Sempre. È pronta. Sì. No. Vabbè, pezzi di cioccolata spalmabile e non. Sì, c'è stato un periodo che appunto mio fidanzato gli facevo soltanto le crepe. Giorno, notte, contento, venuti a noia. Primi giorni contento. È vivo? Poi, dopo, sì, sì. Voilà. Allora. Oh, vai. Impiattiamo, finiamo di spalmare la crema. Le parti. Voilà. Poi la possiamo chiudere come fanno nei locali, perché questa, guardate, che ha un sapore identico a quella che andate a comprare al bar, eh? Non ci credete, ma ve lo garantisco. È anche più genuina. È più genuina. Che sai quello che ci metti dentro, tornata qui. Penso che al bar più o meno ci mettono le stesse cose. Speriamo, sì, vabbè, però magari è più fresca, fatta al momento. Se volete la guarnite. Ecco qua, voilà. E poi, ecco, la piegate magari in quattro così e ci mettiamo... un po'
di granella, di nocciole, che è buona, di zucchero a velo. Voilà! Il tocco della panna, zazza. Questa è proprio golosona. Mamma, si vede. Golosissima, di dolci soprattutto, vedi che vai. Sto... Zazza. Si scuote bene. Anche le indicazioni di come usare la panna ci dà. Tutto. Che volete di più della vita? Anche la panna ci fa dannare. Ah, aspetta. Sì, perché va rotta qua. Ecco. Ora, non mi cadere sulla panna perché sullo spadellamento Ale... Non si cade sulla panna. Perfetta. Vai. Allora. Eccola qua. Crepe salata. Crepe alla Nutella. Mettiamole qua sopra, va, così le vedono meglio. Oh, vai, fa tutto la nostra Susanna. Eccoci qua. Crepe salata, crepe dolce, fatta dalla nostra Susanna Ceccardi, grazie. Grazie a voi, mi sono divertita molto. Venuta a trovarci, per esserti messa in gioco, e mi raccomando, tutte le nostre città che siano sempre piene di gusto, di sapore e di speranza, come anche la nostra cucina. A presto. Certamente.